Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi parliamo dell'Aprilia perché finalmente Aprilia ha comunicato nel sito ufficiale italiano il prezzo della sua nuova sportiva patente A2, la nuova RS 457 2024. Nel sito non è ancora comparsa una sezione completa dedicata a questa moto con tutte le varie caratteristiche e schede tecniche, però per esempio la scheda tecnica e diciamo la brochure si può scaricare se vi iscrivete comunque mettendo anche la vostra mail nel sito, cosa che ovviamente ho fatto io per ricavare i dati per questo video. Dunque, il prezzo è veramente allettante. Vi ho parlato di questa moto quando comunque Aprilia l'ha presentata. È una concorrente di quelle nuove sportive patenti A2 delle quali vi abbiamo parlato settimana scorsa, no? Nei giorni scorsi. Ovvero questa Aprilia è una concorrente della nuova Kawasaki Ninja 500 2024, della nuova, tra virgolette, KTM RC 390 2024 e anche della nuova Honda CBR 500R 2024, oltre che anche se vogliamo della CF Moto 450 SR, ma per questo video escludiamo la CF Moto in quanto è un'azienda cinese. E Aprilia non vorrei svalutarla facendo dei confronti con un'azienda comunque cinese. Quindi il concorrente principale di questa Aprilia sono la Kawasaki Nuova Ninja, la KTM 390 RC e anche la CBR 500R. E il prezzo è veramente allettante, è addirittura più basso rispetto alla Honda e rispetto anche alla KTM, leggermente più alto della Kawasaki. Fondamentalmente il mondo si è invertito. Adesso le italiane costano di meno rispetto alle giapponesi. Io mi aspettavo un prezzo per questa Aprilia sulle 7500-8000, come vi dissi quando la moto ve la presentai tempo fa, perché comunque ha una buona ciclistica, nulla di eclatante, anche come elettronica, però è una moto messa bene, no? E quindi Aprilia più moto messa bene in genere vuol dire anche prezzi molto alti. In realtà il prezzo, ragazzi, è veramente interessante, a tal punto che secondo me questa è la migliore scelta se uno cerca una sportiva in questo segmento, cioè onestamente, considerando KTM, Kawasaki e anche se vogliamo la CF Moto per una serie di motivi e anche la Honda, cioè questa è la moto che io andrei a acquistare onestamente se volessi una moto di questo tipo, assolutamente, perché è secondo me anche la più bella proprio come design, è italiana e poi già soltanto che monta un telaio di travi in alluminio e pesa 16 kg in meno rispetto alla Honda CBR, secondo me, insomma, sono dei pregi mica da ridere. Quindi brava Aprilia, ha fatto veramente un ottimo lavoro. Diciamo che per il momento, secondo me, è la miglior scelta, fino a quando non arriverà la nuova KTM RC 390 2025, che dovrebbe prendere il motore 398 400 della nuova Duke 390 e anche parte della ciclistica e anche dell'elettronica, no? A quel punto la nuova RC sarebbe, secondo me, superiore anche rispetto alla Aprilia 457, in quanto vanterebbe una ciclistica leggermente superiore e un'elettronica paragonabile, però avrebbe comunque meno potenza. Ma attualmente comunque c'è la versione 2024 che è ancora quella con la vecchia, col vecchio motore 370 di cilindrata bicilindrico, quindi al momento la regina secondo me è la RS 457. Detto questo, ragazzi, il prezzo è interessante, poi vi dico qual è. Per quanto riguarda la moto, come è fatta, velocemente vi vado a ricordare un po' le varie caratteristiche tecniche. Qui di fianco vi lascio qualche immagine. Dunque, la moto si può avere in tre diverse colorazioni ed è attualmente prenotabile, no? Cioè, quindi se andate nel sito ufficiale di Aprilia, sezione RS 457, la moto si può già prenotare, poi verrete richiamati comunque dalla concessionaria che avete scelto per poi finalizzare un po' il tutto. Quindi è aperta la fase di pre-booking per l'acquisto, insomma, di e prenotazione di questa moto. Ecco, dicevo, tre diverse colorazioni. La prima, secondo me, è quella più carina in assoluto, è la Racing Strip, che si basa un po' sulla livrea della MotoGP con l'alettone anteriore con la scritta Aprilia in bianco. È la colorazione più bella e più accattivante in quanto è quella più sportiva, questo mix di contrasto tra il nero, le strisce rosse, una specie di viola, è sicuramente la livrea più bella. Cioè rispetto alla grigia, rispetto alla bianca, questa livrea ha sicuramente una marcia in più ed è quella che io andrei a acquistare come colorazione. Come design la moto è bellissima, secondo me. C'è una piccola RS 660, tra virgolette, in miniatura, no? Perché poi di fatto non è che cambia molto come dimensioni. Però
Però come design c'è la firma all'anteriore, questo faro LED con le frecce, indicatori di direzione integrate nelle luci LED, che il frontale così è veramente bellissimo, c'è la doppia carena, no? In generale comunque queste strutture sono veramente molto belle, cioè l'RS 660 stessa è una moto bellissima. Questa 457 è secondo me 10 gradini sopra come design rispetto a tutte le altre sportive, cioè rispetto alla Kawasaki non parliamo nemmeno. La Honda, anche lì la nuova 500 2024 è abbastanza bruttarella, secondo me è un po' moto indiana come design. KTM proprio lasciamo velo e pietoso la KTM, perché è vero che la livrea nuova blu è accattivante, è sportiva, però in generale sembra una specie di bisonte con le gambe piccoline. Cioè veramente la KTM deve migliorarsi molto come design, la RC 2024, cosa che dovrebbe fare poi con l'arrivo della versione 2025. Quindi se prendiamo queste moto, la più bella secondo me è l'RS, se la va a giocare come design con la CF Moto, ma lì facciamo un confronto tra Italia e Cina che vorrei evitare di fare in questo video. Quindi design bellissima. Per quanto riguarda le altre due livree invece abbiamo la bianca, che è la Opale Chance White. Un nome un po', insomma, difficile da ricordarsi, però comunque era livrea bianca, anche lei comunque abbastanza carina, abbastanza interessante. Prima scelta la Racing Strip, per quanto mi riguarda. Seconda scelta la Opale Chance White, quella bianca. E poi la terza livrea invece la Prismatic Dark, che onestamente è proprio quella che io non prenderei neanche in considerazione. Al posto della Prismatic Dark, quella grigia avrei visto bene la gialla. C'è un omaggio comunque alla livrea Acid Gold della Touareg S60 e della Aprilia RS 660. Così avevano in gamma il giallo, la colorazione nera e quella bianca. Invece la grigia, onestamente, mi piace un po' poco. Ciò non toglie che comunque la moto sia veramente bella, 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 bellissima. Poi, per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, dunque, la moto monta questo motore nuovo che dà anche il nome alla moto stessa. È un bicilindrico parallelo, cilindrata 4,57, con una potenza di 47,6 cavalli a 9.400 giri, mentre la coppia 43 Nm a 6.700 giri. La moto pesa in marcia 175 kg, a secco 159 kg, altezza sella 800 mm, serbatoio 13 litri, 6 manubri posizionati sopra la piastra di sterzo, in quanto questa è una sportiva stradale, quindi una sportiva tra virgolette comoda, no? Non è una sportiva estrema come posizione, come lo erano le vecchie 600 4 cilindri. Per fare un paragone veloce, prendiamo magari la Honda, perché comunque, insomma, uno dice Honda, in genere sono le moto più vendute nei vari mercati. Se prendiamo la CBR 500R, che è messa bene anche lei come elettronica, strumentazione, come un po' come ciclistica, se vogliamo come motore, e poi la Honda è quella che ha il motore anche più potente insieme all'Aprilia, la Honda ha praticamente un motore paragonabile per potenza e coppia. La cilindrata è un po' più alta, 471, ma la potenza e la coppia praticamente sono le stesse, quindi siamo nei limiti della patente A2, il limite massimo. Però il grande pregio dell'Aprilia rispetto alla Honda è il peso, perché vi ho detto prima, Aprilia 175 kg in marcia, la Honda CBR 500R 2024 16 kg in più in marcia, 191 kg, pesa di più anche della Hornet 750, che poi è la mia moto, e pesa veramente tanto, Aprilia 16 kg in meno. Quindi capite, motore più o meno paragonabile alla CBR, ma 16 kg in meno, già questo basta avanza per dirvi che l'Aprilia è nettamente superiore, no? Proprio come sicuramente poi devo provare la moto, per carità, però sulla carta come maneggevolezza sicuramente l'Aprilia saprà essere una moto più svelta, più maneggevole, e sicuramente darà anche più feeling grazie alla sua ottima ciclistica, già con il telaio potrà vedere alluminio. Comunque, ecco, rispetto alla Honda, vantaggio principale a CBR è questo ridotto peso. Rispetto per esempio, se vogliamo, anche alla Kawasaki Ninja 500, la Ninja 500 ha meno potenza perché ha 3 cavalli meno circa, in quanto il motore è il nuovo bicilindrico 451 di cilindrata con 45 cavalli di potenza e 42,7 Nm di coppia, quindi praticamente 3 cavalli in meno e neanche mezzo Nm meno di coppia, quindi un motore con 3 cavalli in meno, anche se comunque la Kawasaki pesa sui 3 kg in marcia in meno, no? Soltanto che voglio dire,
Kawasaki ha una ciclistica che è imbarazzante anche per una moto indiana, anche per la Peugeot Hero Motor Corp indiana, quindi io non prenderei mai in considerazione Kawasaki rispetto né alla Honda né tantomeno all'Aprilia. Mentre KTM ha questo motore un po' piccolo come cilindrata, è un 373, è il vecchio, non è il nuovo 398, ma è il vecchio con 38 Nm di coppia circa e 44 cavalli di potenza, quindi meno potenza, meno coppia, anche se comunque la KTM è quella che pesa di meno rispetto a tutte le sportive in questo segmento. Quindi ecco, in assoluto, secondo me, l'Aprilia è quella più bilanciata per potenza, coppia, quindi per motore e anche per peso. È una moto che pesa un poco di più rispetto a Kawasaki, ma ha una ciclistica nettamente migliore e motore più performante, e pesa un po' di più rispetto alla KTM, che comunque sulla KTM guadagna sul discorso motore come cilindrata, potenza e anche coppia, mentre la ciclistica più o meno è abbastanza paragonabile. Ecco, tra tutte, secondo me, la migliore come equilibrio, diciamo, è proprio l'Aprilia. Poi, come ciclistica, telaio, topotrave in alluminio, tutte le altre hanno telaio in acciaio, forcellone che però è in acciaio, ma vabbè, fa niente. Sospensioni con la forcella, stili rovesciati da 41 mm, regolabili nel precarico, mono regolabili nel precarico, un impianto frenante con singolo disco anteriore, Honda la doppio, è vero, però 2,96 mm con pinze, 4 pistoncini, Kawasaki la singolo 3,10 mm ma con pinze 2 pistoncini, mentre l'Aprilia è un singolo ma più grosso rispetto a Kawasaki e rispetto anche alla Honda, è un 3,20 mm con pinza radiale a 4 pistoncini, Bebri con tubi in treccia, quindi ha un singolo disco più grande della Kawasaki, ma Honda ne ha due, ma anche più piccoli come diametro. Mentre al posteriore un singolo disco da 220 mm, sempre con pinza, due pistoncini, impianto frenante firmato Brembo. Poi abbiamo come gomme 110 all'anteriore, 150 al posteriore, un po' come anche le concorrenti, ABS che è presente a doppio canale. Quindi come ciclistica, diciamo, non è nulla di super esaltante. Per esempio la KTM 390 Duke, la Naked 2024, nuova, è messa un po' meglio. L'RC 390 più o meno un po' paragonabile, se vogliamo, anche a questa Aprilia, forse leggermente meglio, diciamo. Mentre Kawasaki Honda fondamentalmente sono un po' lì, insomma, con l'Aprilia. Poi come strumentazione abbiamo un bello schermo TFT 5 pollici, volendo c'è la piattaforma Aprilia Mia, che sarebbe Bluetooth, connessione smartphone e moto, però si paga a parte come optional. C'è il ride by wire, 3 riding mode con traction control regolabile e disattivabile e cambio elettronico si può avere ma come optional. Quindi se lo volete si può avere a pagamento, però si può avere, cioè non è che di default non si può avere, non esiste, esiste ma si va a pagare a parte. Poi ci sono comunque, c'è una vasta scelta anche di accessori, se vi interessano gli accessori scaricate la brochure dal sito ufficiale Aprilia Italia e trovate tutta la lista comunque di accessori, saranno penso una ventina o più anche. Ce n'è un po' per tutti i gusti. Questa è la nuova Aprilia RS 457. Ora, quanto costa? Partiamo da quanto costano le concorrenti, facciamo questo gioco. Dunque, la nuova Honda CBR 500R 2024, 7.390, 7.400 euro. La Kawasaki Ninja 500 6500, la versione povera, tra virgolette, per poveri, tra virgolette, quella nera con livrea che non si può vedere, 7000 la versione quella più bella con livrea verde, quindi Kawasaki Ninja la versione top, tra virgolette, 7000 euro. KTM RC 390 2024 7.330 euro. Aprilia costa leggermente di più di Kawasaki, ma meno della Honda e meno anche della KTM. Qui di fianco vedete il sito cosa scrive, a partire da 7.200 euro. Io mi aspettavo, dicevo inizio video, 7.500-8.000 perché sì, perché comunque è un'Aprilia, in genere costano di più le Aprilia rispetto alle concorrenti giapponesi e austriache, quindi mi aspettavo un 8.000 euro. Cioè anche se comunque conoscevo le caratteristiche, un 8.000 più o meno me l'aspettavo, poi comunque l'RS 660 costa 11.600, 11.700, quindi capite, ci stava magari 8.000. 7.200, considerando la moto come è fatta, ripeto, nulla di stratosferico, no? Per carità, anche il pacchetto elettronico c'è, ma anche la Honda ce l'ha, traction control e via dicendo. Però è un'Aprilia, ecco, dicevo, 7.200 secondo me è un prezzo
onesto, cioè quantomeno in linea con le concorrenti. Quindi non si può dire che Aprilia sta rubando, tra virgolette, i soldi, no? Magari qualcuno scrive Aprilia ruba soldi, chiede troppi soldi. No, cioè nel senso costa meno anche rispetto alla Honda e meno rispetto anche alla KTM, quindi da quel punto di vista è in linea con le concorrenti. In generale per la moto come è fatta è un prezzo onesto, 7.200 prezzo onesto, poi con i vari accessori sicuramente la moto costa di più, ma 7.200 prezzo onesto, quindi mi sento di dire brava Aprilia, mi sarei aspettato almeno 8.000 euro, perché è marchio Aprilia. 7.200 secondo me è prezzo bomba, è la moto che io comprerei, se volessi un tra virgolette giocattolo, no? In senso buono, quindi piccolo come dimensioni, poco pesante, non molto alta come sella, quindi una moto facile per divertirmi, sportiva, no? Bella anche da vedere in questo segmento senza spendere troppo, quindi anche manutenzione, consumi, via dicendo, sicuramente io prenderei questa. Anche se poi ovviamente uscirà la nuova KTM, io preferisco le KTM rispetto alle Aprilia, e poi probabilmente la nuova RC 390 sarà magari un gradino sopra rispetto a questa Aprilia, anche no, però non è ancora uscita quella KTM, uscirà sicuramente perché l'hanno beccata in una fase di test, ma fin tanto che non esce al momento secondo me questa è la miglior scelta in questo segmento. È italiana poi, cosa volete di più? Il prezzo è onesto, meno anche della Honda e meno anche della KTM. È italiana la moto, ha il suo pacchetto elettronico. Schermo TFT, volendo c'è anche il cambio elettronico che io vi consiglio di usare, di comprare, in quanto può essere divertente, ecco, rende la guida un po' più spintosa, ma anche più divertente, più appagante, secondo me. Soprattutto se usato in scalata, ha un buon motore, limite massimo potenti a 2, più di così non si può andare come potenze, come coppia per limite di legge, coppia leggermente sì, magari, no? Con un motore 499 di cilindrata aumenti un po' la coppia, però come potenza sei al limite massimo. Quindi capite, pesa poco, cioè non ha secondo me nessun svantaggio. Di più, secondo me, non si poteva fare a questo prezzo se parliamo di una moto della Aprilia. Quindi brava Aprilia, mi ripeto. E sono contento, insomma, sono contento. Spererei che magari Aprilia buttasse fuori una nuova RS, magari con un motore nuovo, magari un 7,5, per fare concorrenza a una sportiva vera in questo caso, magari per fare concorrenza alle nuove sportive 600, no? Quindi la Ninja ZX6R 2024, che poi sono le vecchie sportive un po' rifatte, e la nuova, tra virgolette, CBR 600RR, con un motore bicilindrico 750, potrebbe magari uscire un RS bellissima, magari a 13.000-14.000 euro, migliore anche rispetto a Honda e anche Kawasaki in quel segmento delle sportive vere medie. Comunque, da questo video è tutto, ragazzi. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Io se riuscirò la proverò questa moto, vediamo cosa trovo in demo quest'anno. Mi incuriosisce comunque, in ottica giocattolino, secondo me deve essere veramente divertente. Ottimo anche per le ragazze, attenzione, le ragazze, deve essere una moto facile perché è bassa come sella, pesa pochissimo, motore comunque c'è il traction control, quindi impara chiunque ad andare con questa moto, poi bella anche da vedere, la vedo veramente fantastica per le ragazze che poi in genere comunque non puntano a moto troppo potenti, in genere hanno sempre idee di avere magari in mano moto da 50-70 cavalli per non esagerare con la potenza, per non avere difficoltà a gestire le moto, quindi secondo me questa può essere un'ottima moto anche per le ragazze, per imparare ad andare in giro e dicendo. Comunque, da questo video è tutto, dicevo, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se la moto vi piace, se non vi piace, se vi interessa, se non vi interessa, il prezzo, se l'avete prenotata, se l'avete vista dal vivo, insomma, tutto quello che volete sapere, volete farmi sapere, insomma, di questa moto da parte vostra. Scrivete tranquillamente nei commenti anche confronti con le altre moto, vi dicendo, magari porterò un confronto con la CF Moto 450SR più avanti, però in questo video non volevo buttare la CF Moto in mezzo a Kawasaki, Honda, KTM e Aprilia. Saluto come sempre Erika e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!